In a time of increasing speed, we also have an increasing gap. I call it the education generation gap. In un momento dove la velocità accelera, c'è un'altra sfida che è questa, questo gap, questa lacuna nella generazione dal punto di vista dell'educazione. When the University of Bologna was founded in the 11th century, having young students or those who were seeking knowledge come to a central place, which we call the university, and listen to one man or woman person who was a repository of knowledge, actually they were all men at that time, orally expressing that knowledge, no textbooks because there was no printing press, no video, no recordings or anything else. This was about the only way knowledge could practically be disseminated. Nell'undicesimo secolo, fondata l'Ateneo di Bologna, decine di centinaia di persone, probabilmente uomini più che altro, si ammassavano nell'università per ascoltare la persona che parlava. Non c'erano video, non c'erano libri, la stampa non era stata inventata, e questo è l'unico modo nel quale la conoscenza poteva essere trasmessa. The limitation of this inherent method is that whatever the teacher, instructor learned over a lifetime of study, in a world that's rapidly changing, may be out of date 2 years or 3 years later, and often that knowledge is being transmitted for decades later at a time when it's no longer relevant. That's the problem we have today. The knowledge, the relevance of knowledge is changing so quickly, and yet we're still fundamentally relying, of course, I'm simplifying a complex issue, but we're still fundamentally relying on the knowledge of those who are disseminating it. È un altro paradosso di cui ci affrontiamo oggi, in questo momento di grande, rapido cambiamento, è che la conoscenza che viene trasmessa ha una senescenza rapida, quindi ciò che noi insegniamo oggi potrà essere vecchio fra pochi anni, ma trasferiamo informazioni che in realtà nascono ancora da molti anni prima. So this raises fundamental questions about what we should be teaching and how students should be learning. And that's why we come to the conclusion that a real paradigm shift is needed. E quindi un nuovo paradigma. Il cambiamento di paradigma è necessario perché la domanda fondamentale è, dopo tutte queste sfide, come e cosa possiamo insegnare, come gli studenti possono apprendere. There are many ways to look at this because society's need for education covers a very wide area. I'm only going to take one dimension of it to illustrate the magnitude of the challenge and the importance of it. According to studies done by McKinsey and World Economic Forum, 50 to 80% of the jobs that will exist 30 years from now don't exist today. We don't even know what they will be. Secondo uno studio fatto da McKinsey and World Economic Forum, tra il 50-80%, 50 to 80%, depending on the study, 50% dei lavori non esisterà più nel prossimo futuro. So how do we educate, how do we prepare our youth for those jobs in the future? A very interesting work is done by listening to what companies tell us, and I'm only taking one example of this. The head of human resources, global human resources at Google says, academic performance is a poor index of career success at Google. We take bright students, but we cannot tell from their transcripts and their performance in the university how successful they will be in the work they do for us. Visto l'ignoto sui lavori che affronteremo nel futuro, è molto problematico poter formare oggi una professionalità che non sapremo come possa essere tra qualche anno. Allora si può chiedere alle aziende qual è il profilo desiderato, e menziona per esempio Google, e loro hanno riferito che la performance accademica è un indice di successo di carriera estremamente inaffidabile e molto carente.
e quindi i punteggi presi dall'università non sono un indicatore. Certo, le persone possono essere assunte per un buon punteggio, ma questo vuol dire che faranno veramente una carriera. They've come to the conclusion that the person is much more important than their academic performance. E quindi la conclusione è che la persona è più importante della performance accademica. They've come to the conclusion that social skills and personality development are absolutely essential for the type of collaborative work involved in the modern world. E quindi, al di là dei voti, dei punti presi all'università, le competenze sociali e lo sviluppo della personalità sono essenziali per poter capire come la persona potrà collaborare con i suoi colleghi e operare in maniera efficace nel mondo reale. That doesn't mean that knowledge, academic knowledge, is not relevant or important. It means that relevant, important knowledge in their field is going to be outdated in a few years. It's not any longer the most important thing. Questo non vuol dire che le competenze, le conoscenze accademiche non siano importanti, ma semplicemente che saranno datate nel giro di pochi anni e quindi bisogna, non si può contare solo su queste. So they've identified four key qualities in recruitment on a global basis. Hanno dato quattro competenze, quattro qualità chiave nelle assunzioni, nella selezione del personale. The first is cognitive abilities. As distinct from what you know, is your capacity to learn. La prima delle queste quattro competenze è l'abilità cognitiva, come quindi la capacità di apprendere e gestire le informazioni che acquisisci nel tempo. The second is cultural fit, by which they mean how well can you as an individual work with other people and fit within the society, the organization of the society where all of us must work together. La seconda competenza è l'adattamento culturale, quindi il grado con cui tu riesci a inserirti in un gruppo di lavoro e adattare la tua persona insieme a quella di altre persone. One of the interesting things we hear over and over from companies is about the educational system. You train students to work alone and compete with one another. Where when they join our firm, they almost never work alone. They have to learn how to work together. So we're educating them in a different paradigm than they're expected to work. Una delle maggiori critiche mosse all'università è che si insegna agli studenti a lavorare da soli e a competere l'uno contro l'altro, mentre in azienda molto difficilmente saranno da soli, anzi dovranno per forza lavorare in gruppo, collaborare, trovare modo di integrarsi. They said we're looking for emergent leadership, and that doesn't mean somebody who's going to rise to the top of the organization. It means somebody who can take a new idea or a new project and think beyond, not follow instructions, not listen to what somebody tells them, but think creatively and act independently and act in collaboration with other people to evolve new solutions and new strategies. Un'altra competenza è la leadership emergente, che non è il mettersi in evidenza come leader, ma è proprio la capacità di pensare in maniera nuova e creativa, pensare in maniera divergente, vedere i problemi dal punto di vista diverso, perché non dovranno essere gli esecutori di istruzioni fondamentali, dovranno essere capaci di avere un pensiero produttivo. And interestingly, the fourth one, we're looking for intellectual humility. Because no matter what you know and how well you have done, whether you are at the top of your class or are already an expert in the field, your knowledge is limited compared with the knowledge we need in the future. So they're looking for people who are always ready to learn from others and put aside what they know, put aside their expertise, and inquire like students once again. È l'ultima competenza, l'umiltà intellettuale, nel senso che
per quanto tu possa sapere non potrai mai sapere tutto, e allora ci vuole la capacità di saper ascoltare gli altri, saper accogliere nuove idee, saper mettere da parte ciò che conoscevi per aprirti alla novità e interrogare anche gli studenti, le persone più giovani di te, per avere nuove prospettive. And just to show you that what Google's saying is not just promotional or California hype, they have recently promoted one of their longtime employees, Sundar Pichai, who's a South Indian, from South India where I lived and worked, to become the CEO of Global Google. And the characteristic, the outstanding characteristic of Sundar Pichai is not his technical brilliance, his technological knowledge. The outstanding characteristic is he knows how to work with other people, and most important, he knows how to bring out the best in other people, recognize it, honor it, put them forward, rather than putting himself forward. He's an embodiment of these four qualities. E per dimostrare che tutto questo, queste competenze che Google ha elencato non sono solo uno slogan per fare bella figura, hanno eletto il delegato Sundar Pichai, una persona di origine indiana, che non possiede competenze di tipo tecnico, anzi il suo curriculum non ha questo profilo, bensì ha proprio quella capacità di integrazione nel gruppo, ha quella capacità anche di stare dietro al gruppo e di facilitare le persone, dare loro potere, empowerment, poter far emergere le conoscenze, abilitando i suoi collaboratori ad andare bene. If you think about it, this is a radical difference, shift in paradigm they are asking us. They're asking us to shift from giving a specific expertise for a specific type of work to our students, to educating the whole person, to preparing the whole person. La sfida che quindi aziende come questa ci pongono è di non formare persone specializzate in modo settoriale, ma di formare persone nella loro interezza e quindi nella loro complessità. And that's where I think person-centered approach is so important. I'm not going to have time probably to go through all of this because the translation takes as much time as my presentation. I wonder what's the maximum time? You have another 15 minutes. 15 minutes, okay. So I apologize, I'm going to rush through. The presentation is more detailed and it will be available to any of you who are interested. But I'm going to try to touch on some of the highlights of two subjects. What I think, this is not a strict interpretation of perhaps person-centered the way you're practicing it, but what I think person-centered education means in terms of pedagogy and in terms of content, in terms of the kind of knowledge that we need to be helping to develop in our students. I'll highlight the key parts of it, and I think you'll get the idea. La sua proposta è quella di riferirsi all'utilizzare l'approccio rogersiano rispetto alla persona, sia in termini di metodo che di contenuto, quindi sia come profilo pedagogico, ma anche proprio come elementi che vengono insegnati. In a very important meta-analysis by Hathi, they looked at the impact of factors on learning effectiveness. In una meta-analisi molto famosa fatta nel 2009 e 2012 da Hathi, hanno misurato l'importanza delle variabili interpersonali. And they found, I've listed them here, interpersonal factors and what they call institutional factors, which we might call impersonal factors. And they found on all for a meta-analysis which included millions of data, they found that as a whole, the interpersonal factors are twice as important in determining the effectiveness of learning outcomes. E as the institution.
in questi dati, che era una meta-analisi, quindi comparava molte ricerche, e risultava che gli aspetti interpersonali, di relazioni interpersonali, sono doppiamente importanti nell'efficacia dell'istruzione. As psychologists, I think you've probably all studied the Pygmalion effect or the Rosenthal effect, known under other names, which essentially says in the field of education that the personal attention and attitude of the instructor, of the teacher or facilitator, which I think we'd all prefer to use, has an immense impact on learning outcomes. Now, what are we going to do when more and more we're relying on online forms of education and learning? How are we going to bring out the best in people? Can we develop a hybrid method which actually allows facilitators to spend more time relating to the student and less time delivering information, which can be acquired through many other means today? Adesso sapete, se siete psicologi o educatori, quanto è importante la relazione. Ma in un mondo che userà sempre più la tecnologia, il fattore relazionale andrà a farsi benedire. Alcune ipotesi potrebbero essere che gli insegnanti, gli istruttori, i professori si dedicano più alla relazione con i loro discenti più in automatico invece i dati nudi e crudi, come ci sono oggi nei libri, ci sono anche nelle tecnologie elettroniche, ma sopprimere la relazione non è proponibile. Another very interesting study done by National Training Labs in the US on the average learning retention rates. And they found that over time, the retention rates from lectures is about 5%. From reading, it's about 10%. From discussion groups, it goes up to even 50%. But if you really want maximum retention, you ask the student to teach others, which I think is essentially the experience of all those who have the privilege of teaching, that we learn enormously by trying to communicate with others. So essentially, we have a system which is maximizing the learning of the instructors, because it's essentially still very much a passive system of dissemination of information, rather than an active system of getting the student to seek and express and communicate knowledge. Dati degni di nota che ci vengono dalle NTL, famoso laboratorio think tank di Bethel, Maine, ci dicono delle cose che non possiamo ignorare, che attraverso una tradizionale lecture, cioè una lezione dove il professore parla agli allievi passivi, quello che uno conserva di tutto quello che viene detto, 5%. Il doppio si ottiene se io sono da solo, invece ascolto un professore da solo e leggo un libro, però siamo al 10%. Se è audio e visuale ed è divertente, va al 20%. E se c'è una dimostrazione che io invece di dire faccio vedere come faccio, questo è al 30%. Ma se la discussione è di gruppo, quindi tutti sono empowered, siamo al 50%, ancora più alto, al 75%, se io imparo integrando cognitivamente l'esperienza del fare. E poi vogliamo sviluppare al massimo delle potenzialità, apprende al meglio, 90%, quello che deve insegnare agli altri. Per questo i professori sono intelligenti. I've come from Napa, California, and about 15 years ago, the school district asked companies how we could do our education better. And the listening to this kind of ideas, they created a new model. Allora, io sono un cittadino della
valle del Napa, famosa per i vini in California, e però un'azienda lì li hanno contattati, che è un consulente, e volevano inventare un nuovo e più efficace modo nel campo educativo. Essentially they flipped the model, they put the students learning in groups and teaching each other. And the instructor, the teacher, really became a facilitator of that process. Infatti, proprio hanno ribaltato quella piramide e hanno messo gli allievi a insegnare ad altri allievi, e i professori facilitavano questo processo di allievi che insegnavano ad altri allievi. The result is 15 years later, there are 62 high schools in the United States which are already copying and utilizing what they call the student-centered 21st century schools model, and it's just beginning to spread. I risultati furono così buoni che oggi ci sono 62 di questi progetti pilota attivi in California. A couple of years ago, Stanford University started a study of what the university should be by 2025. And I won't go through the details of their findings, but essentially, they came to the conclusion they need to shift the model to allow the student to study not a subject, not to get a degree in a specialization, but to study a self-created curriculum to develop the type of competencies they want for their specific applications in life. And they talk about changing the way they're evaluated as well. E un'altra cosa, la Stanford University, prestigiosa università, ha ottenuto ottimi risultati dando carta bianca a studenti di decidere loro stessi il loro curriculum. So I have 5 minutes for about 30 minutes of content, so I'm just going to say that as that we need a shift in pedagogy, and I have not done justice to that subject, but just try to highlight some of the ways in which we need to evolve new strategies which present real challenges to the existing system. It's not an easy change. We also, we believe, need a shift in knowledge to something more person-centered. E quindi, visto che ho solo 5 minuti, per qualcosa ne richiederebbe almeno mezz'ora, sintetizzo dopo quello che ho detto, quello che sappiamo sulla promozione dell'apprendimento centrato sulla persona. I'm co-chairing an international group of social scientists working for new economic theory. Per esempio, io sono la co-chair di un gruppo di scienziati che sviluppano un nuovo paradigma nell'economia. And all that I would like to tell you, and it's all that's reflected here, are the conclusions we have come to in our work in the field of looking at economic theory and political theory and how it is being taught today at the graduate, undergraduate, and postgraduate level. E quello che abbiamo approfondito è come noi nell'università formiamo i nuovi economisti o i nuovi politici, political science, e quali paradigmi vengono usati. Perhaps some of you know there's an international movement now among graduate students in economics. Forse non sapete, ma c'è un movimento degli studenti di economia a livello mondiale. Asking and insisting that they be taught not a particular theory or a particular orthodoxy as if this is the way economy works, but they be exposed to the fact that there are at least 80 different sub-theories that constitute together the whole of understanding how the economy works. E chiedono gli studenti che appartengono a questo movimento che per avere un degree in economia non li si sempre, come tradizionalmente si fa, insegni i metodi tradizionali dell'economia, ma li si insegni e si dia la possibilità di apprendere anche in situ come l'economia viene applicata. Ci sono
80 reali modalità in cui nel mondo si affronta quotidianamente le problematiche relative all'economia. In every conference that we conduct, where and Alberto participates in almost all of them, he reminds us of that the knowledge we're teaching is socially constructed and psychologically construed. E in questi incontri a cui partecipa Alberto, che ci ricorda sempre che la conoscenza è costruita socialmente. In this day of complexity, we've so long been using a scientific method, which maybe works for the natural sciences, where we want to say this is right and that's wrong. But in social reality, I think the truth is that every viewpoint has seen some aspect of the truth. Dove si vorrebbe alle materie che non sono le tradizionali materie scientifiche come la fisica e la biologia, di poter avere misure esatte, di essere capaci di comprendere che le varie teorie sono punti di vista diversi e ogni punto di vista può cogliere alcuni aspetti importanti ad essere rilevati ed altri no. E quindi ci vuole una visione pluralista in questo senso. What we need to be looking for and teaching or communicating and sharing is a knowledge that completes other truth rather than one that competes with it and tries to replace it. E quindi invece di per un futuro della conoscenza dove c'è una formula che è vera, che è esatta, che manda a riposo tutte le previe conoscenze, abbiamo bisogno di una conoscenze sistemiche che ha la possibilità di integrare tutti i punti di vista. I already mentioned the need for new thinking. We have a project within our organizations on what we call mind thinking and creativity. You can find detailed papers and videos on the website. C'è un altro programma che potete consultare il nostro web e anche un corso a venire gratuito per tutti, che è Mente, Creatività. And we have an upcoming program in the fall which we would welcome any of you who would like to participate and contribute to. È un programma online gratuito, se volete parteciparvi anche attivamente siete benvenuti. Potete vedere nei nostri web. Not just online, huh? At the graphic where non è soltanto online, ma è anche fisicamente disponibile al nostro centro Inter University Center di Dubrovnik. I just like to mention one thing about this. All the research supports the view that great scientific discoveries were not the result of normal, logical, linear thinking processes. And yet, all that we teach, soltanto dicendo che le grandi scoperte non sono sequenziali seguendo una logica, ma sono tutte. And yet, what we teach in our educational system is how to validate or falsify a finding, not how to have a creative insight. Ma sono tutte un fenomeno sistemico della lampadina d'Archimede, come sapete, però nell'insegnamento andiamo in termini lineari 1, 2, 3, ma non succede così nella vita. Alfred Lord Whitehead said there's only one subject matter for education, and that is life in all its manifestations. Il famoso Whitehead ha detto che c'è solo una materia che è valida per il campo dell'educazione, scienza dell'educazione. La vita e tutte le sue manifestazioni. This is a real paradigm shift if we are going to ask ourselves what are students learning about life through their education. E questo è il vero cambiamento paradigmatico, l'ottica che è necessario cambiare. I'm going to wind up in just 2 minutes.
E quindi gli ultimi due minuti li dedico a un riassunto. So I think the question is, what capacity should we be trying to develop through education? And I've listed here five. Quale capacità dobbiamo facilitare lo sviluppo? E io ne ho scelte cinque principali. A capacity for accomplishment in work, a capacity for effective, fulfilling, harmonious human relations, a capacity for independent thinking and creativity, a capacity for personal fulfillment and well-being. What could be more important than that? A capacity for growth and self-actualization. Quindi la capacità per concretizzare e raggiungere buoni risultati nel lavoro, per avere delle relazioni umane che sono efficaci e soddisfacenti, una capacità per pensiero critico indipendente e una capacità per realizzarci come persone e quello che si chiama la crescita e l'autorealizzazione. In other words, the most important thing that any of us have to do is learn how to learn in the widest sense, not how to pass examinations and meet specific competencies, but learn how to learn throughout our life and all our human relations. In altre parole, imparare ad imparare. This is the ultimate challenge, not to the educational system, it's a challenge to humanity. We've developed a system over thousands of years to the best of our knowledge to figure out how to pass on our experience and our insights to others. This is a challenge to humanity to formulate knowledge at a higher level, and education is really the critical need for us to handle the challenges of the next century. E questa è la sfida più grande per noi. E anche il goal più significativo a imparare ad imparare. If I have one long minute left, all the great psychologists of the 20th century, Carl Rogers, Maslow, and others, Rolomay and others, emphasized that becoming a separate individual who's able to take care of himself is not the end of our human development. Tutti gli psicologi famosi, soprattutto quelli della psicologia umanistica, hanno detto che sviluppare appieno le nostre persone è importante, ma non è il fine ultimo. They have spoken about a process under various names, called self-actualization, self-realization, fully competent individual, individuation, in which they talk about the individual not just living for himself and succeeding for himself, but living in a manner that also leads to the fullest development, harmony, and success of the society of which he's a part. E hanno usato varie terminologie, ma tutti portano allo stesso risultato. Non essere giusto un'isola, vivere come racchiuso in se stesso, ma avere un impegno per il bene comune della società inclusiva. And that's an ideal, that's a distant ideal that you were working on that in yourselves and with those you work with and counsel. But this at least can be the goal that we have in mind. And this can be the standard by which we look at the present system and ask ourselves, how can we move towards that, not just creating individuals that can succeed on their own, but individuals that can succeed and contribute in such a way that they lead to the fulfillment of the society. That's what we really need in the 21st century. E quello che abbiamo bisogno nel XXI secolo è proprio questo, è mettere tutte le nostre energie non solo per far crescere le persone, ma persone che hanno una vita che è un circolo virtuoso, che riescono a pensare a se stesse e allo stesso tempo per la comunità e la società in cui vivono. Entrambi devono essere prospere. So when we talk about a paradigm shift in education,
I think about all of these things. I've mentioned most of them here, and I won't go through the list again. But I think we're not just talking about one simple thing, and certainly technology, however valuable and instrumental it can be, is not going to meet all of the needs we have for the new education in the new century. E questo che sto parlando è nell'avvento della tecnologia, e non è la tecnologia che ci può dare questo, ovviamente. On a more personal note, a few hundred years ago, the French social philosopher Charles Fourier envisioned a future educational system that would give rise to 37 million mathematicians of the competence of Newton, 37 million dramatists with the poetic of the quality of a Molière, and 37 million poets with the inspiration of a Homer. I think what we really need today is an educational system that would equip every individual who goes through it with the knowledge that you have acquired and you are trying to communicate in your relationships with people to how to be a fully functional individual. E quindi molti anni fa, Fourier, che era un filosofo sul sociale, ha suggerito che per migliorare il sistema educativo dobbiamo tirar su, educare 37 milioni di matematici, all'altezza di Newton, of course, e 37 milioni di persone nelle arti tipo Molière, e poi 37 milioni di saggi come Omero. Io suggerisco invece per un attimo di immaginarvi se il campo educativo coltivasse e promuovesse attivamente la autoconsapevolezza, le conoscenze e le capacità relazionali che voi terapisti e counselor rogersiani avete imparato e sapete che funzionano nella vostra vita quotidiana. Grazie dell'attenzione e buona fortuna. Thank you.